Sono incazzato forte, porca puttana, oh. Sono incazzato, ragazzi, perché ho appena finito di giocare una partita con la My Career che ho registrato, volevo portarvela, ma non vedrete, non la vedrete mai, mai. Perché porca puttana, il gioco, dopo che ero sopra di 15 tutta la partita, ha deciso che i miei ragazzi non sapevano più fare le entrate né i tiri da mezzo metro e io ogni volta che palleggiavo oltre a metà campo venivo raddoppiato. Invece di fare un giro dorsale e andare a canestro, oppure tirare sulla palla e passarla, perdevo la palla. Ma completamente a caso, a caso. E quindi, signori, oggi parleremo delle 5 cose che odio di NBA 2K16. Perché mi sono proprio incazzato stamattina. Numero 1, quella che mi è successa giusto mezz'ora fa. Stai giocando la tua partita con la My Career, stai giocando la tua partita con il My Team, magari stai registrando come sottoscritto e ti esce l'aggiornamento richiesto ogni cazzo di volta. Questo vorrei sapere se succede solo a me perché sono stronzo o se succede a tutti, perché io non ho mai sentito nessuno che si lamenta di questa cosa. Porca la puttana, però a me succede sempre. Una partita su due mi esce sto cazzo di aggiornamento richiesto. Io dico, ma è possibile? Per poi uscire, aggiornare e non cambia un cazzo. Che cazzo devi aggiornare? Voi mi potete dire che cazzo devi aggiornare? Cosa numero due. Le partite della carriera quest'anno di NBA 2K16 sono chiaramente fatte per fartele giocare fino all'ultimo secondo. Devono tutte fottutamente finire punto a punto. Potrebbe anche essere una bella idea, ma se io sono sotto di 20 o sopra di 20, no? Che è la stessa cosa, perché una certa chi è sopra deve cominciare a sbagliare tutti i tiri, tutti i passaggi, sbagliare le entrate, fare falli a casaccio? Perché? Per quale motivo? Non penso che tutte le squadre pensano di suicidarsi, succederà una volta su 20, ma le altre 19 vincerai di 20 una partita che sei sopra di 15, o vincerai di 20 una partita che sei sopra di 30, voglio dire, no? No, devono finire tutte fottutamente punto a punto. Sono riuscito a prendere bombe, tiri da metà campo, tiri da fondo campo pur di pareggiare e andare a supplementare. L'avete visto anche voi quel tiro là, che vi ho messo sulla pagina Facebook? E se non avete visto, andate a seguirmi sulla pagina Facebook in descrizione. La terza cosa è un controsenso generale che ho già visto a inizio anno, ma visto che c'è l'opportunità adesso, mi è venuta voglia di fare questo video, ve la dico adesso. Perché nella realtà ci sono Curry che segna da metà campo tipo col 50% e tira da 9 metri col 60%, Durant che è 2,10 metri ma corre e si muove come una guardia, LeBron che è più veloce di molti playmaker della Lega, Karl-Anthony Towns che è un lungo, tira da 3 e ha dei piedi velocissimi, e in NBA 2K16 fai una cazzo di alla piccola ed è lenta che madonna, neanche se avesse la tuta del Goku della stanza o spirito del tempo che pesa 50 kg, Dio Cristo, e non si muove, è tipo piantato che per farlo correre devi andare tu dentro al gioco a spingerlo ancora un po'. Ma io dico, se nella realtà ho capito che non ce n'è uno di Durant, ce n'è uno di LeBron, però porca puttana, visto che vuoi fare diventa un mito, un be the story di così, allora vuoi farmi diventare uno forte, no? Porca troia, una alla piccola che non corre. Non è possibile che solo i play e le guardie siano veloci, no? Allora piuttosto bilanciami la velocità con magari essere più scarso in qualcos'altro. Ma se io voglio essere una alla piccola veloce, fammi essere una alla piccola veloce, porca puttana. Per partire in contropiede veramente devi accendere il motore a scoppio prima e poi aspettare che si scaldi e partire. Intanto gli altri hanno già fatto 4 azioni, non lo so. Cosa numero 4, che si rifà al numero 2 delle partite scriptate, è il fatto che non so perché, forse sarò scarso io questo, potrebbe, è l'unica che vi do ambito a dire che io sono scarso, potrebbe essere, ma potrebbe anche essere colpa del gioco, porca puttana, quelle cazzo di animazioni che quando sul pick and roll mi raddoppiano, è sempre palla persa, sempre palla persa, perché mi raddoppiano, aspetto che arrivi, uno taglia, così, col canestro lì, io prego, gliela passo e la palla tira, non lo so, al terzo anello là dello stadio di football della tua città invece che quello di basket. Ma perché? 89 di generale, avrai 85 di passaggio, me la tiri in tribuna, cioè, boh, io non, te robe non capisco. Poi difendi, raddoppi, passaggi perfetti, due passaggi, una schiacciata.
tu ti raddoppiano, ti toccano la palla, palla persa. Vai in post basso, ti passa uno vicino, gli palleggi sui piedi, palla persa. Cioè, tipo cose così, oppure prendi un rimbalzo, fai una finta, qualcuno arriva lì e te la tocca. Come cazzo è possibile? Cioè, una volta succederà, no? No, ogni volta. Ci sono delle animazioni della My Career che veramente mi fanno incazzare come una bestia. Perdo palloni ogni tanto a casaccio. Magari ai play non succederà perché avranno 90 di possesso palla, ma veramente sta cosa non capisco. E vi dico, mezz'ora fa ne avrò persi tipo 5 di fila così, perché 2K aveva deciso che dovevamo finire punto a punto. Ultimo punto delle 5 cose che odio, che per lo più sono della My Career, aggiungerei il fatto che sono i giorni liberi, sono la cosa forse più bella di questo NBA 2K16. Però porca puttana, fino al livello 85 di generale sono ben fatti, nel senso che vai a allenarti 4-5 volte, fai i tuoi 5, 6, 7 miglioramenti e vai su di 1-2 punti in generale. Arrivi all'88 e non puoi andare avanti, cioè devi fare 6 allenamenti e anche in un breve tempo, perché sennò la sbarretta comincia a tornare indietro, quindi diciamo che in 10 giorni liberi devi fare 6 allenamenti e dici, boh, faccio 6 allenamenti, mi dà un miglioramento. Uno, che se io dico, voglio aumentare, non so, faccio cagare nel tiro da tre, ma faccio cagare anche nella difesa, aumento la difesa e il tiro da tre continua a far cagare. Ma dico, devi allenarti e andare all'89, allenarti e io sono ancora all'89, un altro giro di allenamenti forse arrivi a 90. Ma cazzo fai arrivarci a 99? Cioè, io capisco, ok, perché non tutti ci arrivano al generale 99, ok, però dopo 4 anni di carriera, tipo, posso permettermi di dire che cazzo, magari 2-3 miglioramenti al colpo almeno, non lo so, magari meno allenamenti per un miglioramento, no? Cioè, sembra che per scavallare al 90 in generale devi andare in palestra 70.000 ore, giorni e notti, insonni a spaccare pietre in miniera, cioè voglio dire, non ha molto senso, no? A parte il fatto che poi non posso migliorare io dove voglio, ma quello è relativo, è proprio il fatto che cazzo devo allenarmi 100.000 volte per avere un miglioramento, mi passa anche la voglia, uno, almeno due almeno. Comunque ragazzi, queste erano le 5 cose che odio della My Career, principalmente di NBA 2K16. Io spero che questo video vi sia piaciuto, l'ho fatto un po' così a cazzo di cane, non so neanche se uscirà, quando uscirà, non lo so, insomma ho appena giocato una partita, sono incazzato come una bestia. Fatemi sapere se vi è piaciuto, a 250 mi piace, arriverà anche le 5 cose che amo di 2K16, dai, fanculo, così a caso ve la butto lì, se non li volete mettere va bene lo stesso, era giusto uno sfogo personale questo video perché mi stanno veramente girando i coglioni. Io spero che vi sia piaciuto, lasciando un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre, i social in descrizione, doveva esserci un video della My Career in questo giorno che caricherò questo video probabilmente, ma se non c'è arriverà nei prossimi giorni, non preoccupatevi, è solo che questo video che ho appena registrato, cioè, vomitare perché ero incazzato nero. E ci rivediamo nel prossimo video.